come una strada diversa, abbiamo ritenuto utile indire questa conferenza stampa non solo per festeggiare il fatto che la famiglia istituzionale di una strada diversa cresce e aumenta con gli eletti sia a San Marzano, dove abbiamo anche il sindaco, che a Castellaneta, ma anche per dare un messaggio, diciamo, che di speranza e di forza ad una politica che su questo territorio esiste ed è fatta di entusiasmo, è fatta di volti nuovi, è fatta di radicalità che non è estremismo ed è fatta anche di storie, di percorsi, di partecipazione collettiva reali che tornano a far avvicinare le persone alla politica. Sono vittorie che abbiamo raccolto con grande entusiasmo, grande partecipazione popolare e riteniamo che questi siano messaggi che alla politica, soprattutto nella nostra provincia, debbano essere lanciati. Allora, rispetto al passato, di sicuro noi, così come abbiamo detto in campagna elettorale, vogliamo dare una sferzata molto forte, soprattutto in termini di arredo urbano, decoro urbano, perché San Marzano da un bel po' di tempo ormai soffriva, insomma, di una sporcizia un po' generale, di una cura del verde approssimativa o del tutto assente, quindi quello sarà, diciamo, un obiettivo che ci siamo posti a breve termine. Metteremo in campo tutte le azioni possibili affinché lo si possa raggiungere. E poi chiaramente, diciamo, più a lungo termine, ma neanche tanto, considerati i tempi, un impegno concreto, importante su tutto il discorso che attiene al PNRR, perché bisogna farsi trovare pronti con i bandi che usciranno.